Buonasera, buonasera a tutti e grazie per essere qui con noi questa sera. Questo caffè incontro per raccontare quella che è l'esperienza del Movimento Cristiano Lavoratori Don Luigi Sturzo di Caltagirone e tutte le iniziative che sono state appunto portate avanti nel corso del 2015 e qualcuna ancora nel 2016. Lancio alcuni nomi di attività e di iniziative che sono state fatte, che poi ne parleremo insieme e nello specifico meglio. Sono un po' quelle che abbiamo inserito all'interno del manifesto, non a caso le abbiamo intersecate tra di loro mettendo come titolo prima di tutto il prossimo, quindi delle parole che si intersecano tra di loro proprio perché ognuna di queste non è più importante dell'altra, ma tutte convergono appunto nella visione del prossimo, e quindi baratto amministrativo, mensa dei poveri, codice rosa, raccolta alimentare, compostaggio e il programma Garanzia Giovani. Ricordandovi che alla fine, insomma, saremo abbastanza brevi, ci sarà un momento di convivialità, quindi condivideremo insieme un aperitivo. Passo la parola al presidente Rossana Russo. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie della vostra presenza qui stasera. L'evento di stasera nasce dall'idea, diciamo, nostra di voler condividere quello che è stato appunto quest'anno come MCL, come Circolo Don Luigi Sturzo di Caltagirone. Veramente ci siamo impegnati tanto in diversi ambiti, dalle donne alle famiglie ai giovani. Vorrei proprio descrivere, ecco, magari presentare quelle che sono state le proposte, le iniziative più importanti, come per esempio quella del baratto amministrativo. Baratto amministrativo consiste nella, è stata, ecco, una proposta che noi abbiamo fatto al comune di Caltagirone, di attuare questo baratto amministrativo. E, come dicevo, è la possibilità che si dà ai cittadini che non hanno appunto ha avuto la possibilità di pagare quelli che sono i tributi sulla casa e sui rifiuti, di in qualche modo, tra virgolette, sdebitarsi, quindi pagare questo debito attraverso lavori socialmente utili, come possono essere appunto la pulizia e la manutenzione degli spazi pubblici o anche il recupero e il riuso di beni immobili abbandonati. Ci siamo, ecco, impegnati molto sul fronte delle donne con il cosiddetto codice rosa. Abbiamo presentato appunto abbiamo fatto una richiesta, ecco, di attuazione del codice rosa al presidio ospedaliero di Caltagirone. Il codice rosa sostanzialmente è un percorso di accoglienza che parte dal pronto soccorso e che è, diciamo, un percorso dedicato a tutti quei soggetti vulnerabili come i bambini e le donne che sono appunto che sono state vittime di abusi e di violenze. Ecco, ci siamo dedicate anche ai giovani, perché in seno per esempio al programma Garanzia Giovani abbiamo istituito uno sportello informativo per tutti coloro che appunto hanno aderito a questo programma, quindi offriamo sostegno psicologico, accompagnamento al lavoro, proprio magari per cercare di risolvere tutte quelle conflittualità che possono nascere tra colleghi di lavoro, tra diciamo datore di lavoro e tirocinante. Abbiamo istituito dei rapporti con le istituzioni come l'INPS e non solo, abbiamo anche creato un gruppo su Facebook, come prima vedevamo, dove è possibile non solo condividere la propria esperienza lavorativa, quindi condividere con gli altri, ma anche dove è possibile fare delle domande e dare delle risposte proprio inerenti a questo progetto. Ultima proposta è stata quella del compostaggio domestico. Il comune di Caltagirone ha in qualche modo cercato di coinvolgere i cittadini su base volontaria per diciamo, l'incremento proprio della raccolta differenziata attraverso il compostaggio domestico. Diciamo, ecco, che tutti coloro che hanno aderito
hanno aderito a questa proposta potranno godere di una riduzione sulla tassa dei rifiuti. Noi ovviamente abbiamo appoggiato anche questa iniziativa, sia ecco, cercando di pubblicizzarla, quindi offrendo informazioni presso la nostra sede proprio per quanto riguarda il come, il dove aderire a questo progetto, e donando anche diciamo, mettendo a disposizione 10 compostiere per tutte quelle famiglie magari che si trovano in gravi difficoltà economiche e non hanno appunto la possibilità, non hanno avuto la possibilità di acquistare appunto le compostiere. Diciamo che ovviamente la, per esempio l'attività della mensa dei poveri continua già da un anno, ogni giorno presso appunto via Alto Basso San Luigi è possibile 30 persone che sono state segnalate da noi ai servizi sociali hanno l'opportunità di godere di un pasto caldo. Accanto ecco, alla mensa diciamo, dei poveri vorrei ricordare anche le raccolte alimentari che organizziamo sia durante l'anno che in occasione anche delle festività più importanti. Per esempio voglio ricordare quella che abbiamo fatto lo scorso dicembre in prossimità del Natale. Queste raccolte sono veramente utili perché permettono di come dire, raccogliere appunto tanti generi di prima necessità che poi vengono distribuiti alle persone che più ne hanno di bisogno. Ho fatto ecco, una sorta di resoconto di quello che è stata la nostra attività, anche perché penso che le nostre iniziative possano servire da spunto, ma proprio da contenuti per tutti coloro che prossimamente appunto che si stanno ecco, scommettendo per le prossime elezioni amministrative. L'MCL non ha un colore politico, un'appartenenza politica. Quello che noi ci auguriamo è che diamo una buona e continua ecco, collaborazione con quella che sarà la nuova amministrazione, proprio per il bene della comunità, per pensare a servizi che vengano dedicati a tutti. Concludo ringraziando ecco, tutti coloro, quindi i volontari, che hanno dedicato diverse ore durante quest'anno, perché senza di loro non avremmo potuto realizzare tutto ciò che è stato fatto. Grazie. Grazie al Presidente Rossana Russo, forse anche l'invito ai presenti ad aderire per chi non l'avesse fatto al Movimento Cristiano Lavoratori, approfittando insomma di questo momento. Lascio la parola a Paolo Ragusa, Presidente del Circolo Movimento Cristiano Lavoratori, Don Rosario Pepe di Mineo. Grazie. Beh, diciamo che io questa sera potrei fare l'ospite, però non lo sono perché io partecipo attivamente alla vita del movimento qui a Caltagirone. Ho l'onore, ma devo dire sempre più il piacere di condividere momenti di incontro, momenti diciamo, di socialità con tutti voi. Poi diciamo, ragioni di lavoro mi trattengono sempre di più in questa città che ogni giorno imparo come dire, ad amare e ad apprezzare sempre di più. Peraltro diciamo, è chiaro che le vicende che riguardano la città di Caltagirone comunque influenzano tutto il comprensorio e ciascuno di noi, diciamo, cittadino di questo comprensorio, del comprensorio del Caratino Sud di Simeto, deve vedere e guarda con grande interesse appunto alle dinamiche e alle vicende che riguardano la città di Sturzo. E, insomma, non è un caso se anche il circolo è stato intitolato alla memoria del prete Calatino. L'iniziativa di questa sera, un'iniziativa credo importante, io con grande piacere partecipo e sostengo l'attività del circolo di Caltagirone. Diciamo, dicevo che questa iniziativa è un'iniziativa importante perché si colloca intanto fuori dalla competizione elettorale, la precede e propone dei contenuti, diciamo, quindi assolutamente fuori dal contesto elettorale. Questa sera con un'espressione di cittadinanza attiva siamo qui per dire delle cose e per provare, come dire, a rappresentare delle idee.
Quindi un momento importante perché si parla ai cittadini, si parla alla città, ma si parla anche a coloro che si andranno a cimentare nella futura campagna elettorale, a coloro che si propongono e che vogliono diventare classe dirigente di questa città, di questa importante e prestigiosa città. Il messaggio che si lancia è un messaggio chiaro. Dicevamo prima, noi sì, vogliamo, ci proviamo a dare dei messaggi, a dare un senso alle iniziative e alle cose che facciamo, e anche questa sera vogliamo lanciare un messaggio chiaro. La città di Caltagirone che deve ritornare a correre, la città di Caltagirone che deve certamente avere un rilancio, lo può fare se i cittadini da un lato, ma dall'altro lato anche gli eletti, mettono al centro della loro attenzione, del loro interesse, i bisogni degli ultimi. Se, come dire, ritorna ad essere centrale l'interesse e l'attenzione per il prossimo, allora sì, prima di tutto il prossimo, prima di tutto i bisogni, le necessità delle famiglie indigenti, quelle che si diceva una volta non riescono a finire, a completare il mese, ma ci sono famiglie che il mese neanche riescono ad iniziarlo, purtroppo. Questa città può avere un futuro se torna a guardare al bisogno di prospettiva, di futuro dei giovani, se pensa alla necessità di lavoro di tutti, giovani e meno giovani. Allora, se questo diventa l'interesse prioritario, se riusciamo a mettere al centro dell'attenzione dell'interesse dei cittadini e di coloro che saranno gli eletti di questa città questo tipo di contenuti, allora come dire, è possibile pensare anche a un futuro migliore. Allora noi non siamo interessati a definire gli organigrammi, si direbbe, di potere, senza voler dare un'accezione negativa al termine potere, ma siamo interessati a proporre dei contenuti, a mettere in campo delle idee, e lo facciamo così come è stato fatto, direi brillantemente, partendo dalla nostra esperienza, dai fatti concreti che in questi mesi di impegno il Movimento Cristiano dei Lavoratori ha prodotto. Perché la mensa dei poveri, il baratto amministrativo, la raccolta alimentare, come dire, sono fatti concreti che noi mettiamo al servizio della comunità e non al servizio di una parte rispetto all'altra. Devono diventare azioni di solidarietà che come dire, costituiscono il patrimonio, un patrimonio di valori, un patrimonio di fatti concreti a beneficio di tutti. Allora noi a questo siamo interessati. In questi mesi ci siamo confrontati con il commissario straordinario del Comune di Caltagirone, ci siamo confrontati con la sordità del commissario, siamo anche noi vittime un po' di questa disattenzione grave nei confronti della città. Vi dobbiamo dire, per la verità, vi diciamo sempre quello che pensiamo con grande onestà intellettuale, l'idea, diciamo, avere condannato la città di Caltagirone a questo lungo commissariamento è stato un fatto certamente negativo. Quella legislatura era una legislatura che non aveva fiato, che non aveva ossigeno e che certamente si doveva concludere, ma si doveva concludere in tempi più ravvicinati alle elezioni amministrative. Se andiamo in giro e chiediamo cosa si pensa dell'operato del commissario, beh, insomma, mi pare che il giudizio sia stato negativo. Quella mozione di sfiducia con quei tempi, oggi noi la registriamo come fatto negativo, perché è stato un rimedio peggiore del male. Chiediamo a quei cittadini bisognosi che da mesi non hanno più un sussidio economico, chiediamo agli impiegati comunali che erano in difficoltà certamente prima, ma la cui situazione in questi mesi si è ulteriormente aggravata. Allora sì, era necessario tornare alle urne perché la città non aveva quella spinta che serviva, ma bisognava andarci con tempi più ragionevoli. Talvolta, come dire, pare che la priorità non sia l'interesse dei cittadini, ma soltanto l'interesse della oligarchia che deve conquistare, riconquistare le poltrone. Allora noi vogliamo, ecco, ci permettiamo di dare un contributo appunto di idee, di metodo, e noi speriamo che oggi la priorità non sia tanto quella della, come dire, del ruolo,
l'obiettivo di conquistare un ruolo, ma la priorità deve essere data ai contenuti, alle idee. Con grande umiltà, con come dire, spirito di servizio, proviamo ad offrire questa sera appunto dei contenuti, da testimoni del bene comune, come dire, le iniziative che sono state ricordate certamente ne sono dimostrazione, proviamo a dare questo tipo di contributo alla città. E come dire, abbiamo anche il piacere questa sera di condividere con voi le diverse esperienze che sono state già citate e che spero, come dire, gli iscritti al movimento vorranno ulteriormente sottolineare, e lo facciamo lanciando e ricordando quello che era un pensiero, uno dei nostri iscritti l'altra volta come dire, poneva l'accento, uno dei presenti, su un pensiero di Don Luigi Sturzo, credo che sia un pensiero quanto mai attuale in questo momento storico. Ricordiamo alla politica che bisogna servire la città, non servirsi della città. Questo è l'auspicio che come movimento noi lanciamo a tutti. Grazie. Grazie a Paolo Ragusa. C'era la signora Sergio che voleva intervenire. Buonasera a tutti, io mi trovo un po' in difficoltà perché è un'esperienza nuova quella mia. Niente, vi volevo raccontare la mia esperienza con il Movimento Cristiano Lavoratori. Praticamente noi ha circa un anno che ci riuniamo tutte le settimane per un'ora abbondante in via Roma, che sapete il posto, dove parliamo dei problemi di Caltagirone. Io penso però una cosa, che la città di Caltagirone è nostra, noi siamo i proprietari della città, noi la dobbiamo tutelare, noi la dobbiamo proteggere. È come se fossimo a casa nostra, noi non abbiamo la porta, ci tuteliamo i nostri interessi, e così dovremmo fare anche con il nostro paese, con la nostra città. E abbiamo parlato di questi problemi, ci siamo riuniti, ci siamo anche migliorati, perché confrontandoci una persona si migliora sempre, con l'umiltà e con la ragionevolezza si migliora sempre, e lavorando insieme io raccolgo le esperienze dell'altra persona e l'altra persona raccoglie i miei. Questo volevo informarvi della mia esperienza, che sono contenta ed è una cosa molto positiva. Io sono una madre di famiglia, sono una persona che lavora e ho trovato anche quell'oretta, la settimana da dedicare al movimento, perché ci credo e perché è una cosa che tutelo la mia persona, la mia famiglia e la mia città. Se c'è qualche altro intervento, siamo aperti. Simona Spataro. Buonasera a tutti, volevo dire che appunto il Movimento Cristiano i Lavoratori ha partecipato all'esposizione della domanda al presidio ospedaliero di Caltagirone per l'attuazione del codice rosa, che dal 2014 dovrebbe essere attivo in tutti gli ospedali. Quindi perché non attivarlo anche all'ospedale di Caltagirone, anche se è diventato un presidio, quindi associato, ma perché non attivarlo? Infatti abbiamo fatto questa richiesta sia al direttore sanitario che al primario del pronto soccorso, e la domanda è stata accettata, e quindi siamo in attesa che appunto dall'alto si smuove il tutto per cercare di mettere in atto questa proposta. E ringrazio a tutti e spero che l'ospedale di Caltagirone avvenga il più presto possibile, perché sia un diritto e un dovere dei cittadini avere tutti i servizi disponibili per i cittadini. Grazie. Ringrazio tutti per essere intervenuti, lascio il saluto al Presidente Russo e vi invito alla fine a condividere un momento insieme. Grazie. Sì,
Volevo concludere appunto invitandovi a venirci a trovare presso la nostra sede in via Roma e approfitto per dirvi che comunque per chi volesse entrare a far parte della nostra associazione abbiamo il nostro collaboratore Toti all'ingresso che vi fornirà tutte le informazioni necessarie. Grazie ancora.